Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare assieme della Parigi-Nizza, perché dopo le strade bianche, la prima classica che troviamo in Europa, c'è cioè la prima corsa a tappe di una settimana in Europa. E se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato su questi tipi di video. E andiamo subito con l'esaminare la Parigi-Nizza. Gara di 8 tappe. Troviamo un cronometro, troviamo 3 arrivi in volata, 2 arrivi con tappe collinari e 2 arrivi di tappe in salita. Chi schierare quindi in questa Parigi-Nizza? Come vi ho già detto nei video precedenti, io sono del team velocisti, quindi cerco sempre di schierare più velocisti possibili. Questo perché quando c'è una tappa in volata, un buon 99% se abbiamo dei velocisti forti li troviamo là davanti nella tappa. Questo non succede sempre nelle tappe in salita, perché può accadere la fuga di giornata, può accadere che arriva un qualcuno che è fuori classifica davanti, che magari è scattato negli ultimi chilometri, quindi è un po' più imprevedibile. Anche se dopo vi vado a dire due o tre trucchetti su questo. E andiamo subito col vedere i velocisti che ci sono in questa Parigi-Nizza. Partirei subito col dirvi Sam Bennett, appena reduce dall'UAE Tour, vittorioso di 2 tappe, con una gran squadra perché la conosciamo, la De Koninck Quick-Step. Dopo di lui vi direi Arnaud Demare. Quest'anno non ha ancora vinto, ma l'anno scorso al Giro d'Italia ci ha fatto vedere delle cose pazzesche, quindi anche lui occhio. Dopo di lui vi direi Pascal Ackermann, Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo con la maglia di campione europeo, Jasper Philipsen, Cees Bol, Nasser Bouhanni, Brian Cocard e Mats Pedersen. Questi sono i velocisti da tenere sott'occhio. Per schierare nelle vostre fantasquadre ve ne direi 4, perché su 9 corridori vi direi almeno 4 velocisti. 4 o 5, dipende come volete gestirvela voi, e altri 4 corridori o 5 per gli arrivi in salita. Dopo andiamo a vedere il perché. I 4 che io schiererei sono Arnaud Demare, perché maglia di campione di Francia, prima corsa World Tour in Francia, arriva con Jacopo Guarnieri, che sappiamo bene come lavora per lui, e direi di schierarlo. Dopo di lui, ovviamente, Sam Bennett, corridore della De Koninck Quick-Step, il loro treno è sempre perfetto e l'abbiamo già visto vincere 2 tappe all'UAE Tour assieme a tutti quei velocisti. Dopo di loro vi direi ovviamente Pascal Ackermann, anche lui ha già fatto vedere delle belle volate all'UAE Tour, non ha vinto, è arrivato una volta terzo con una gran rimonta su Bennett, è comunque uno dei migliori velocisti a livello internazionale e schieratelo secondo me. Per il quarto corridore sarei abbastanza indeciso tra 2 corridori. Uno è Jasper Philipsen e l'altro è Cees Bol. Io vi direi Philipsen per come è andato la Vuelta a Spagna l'anno scorso e essendo passato quest'anno alla Alpes in Phoenix potrebbe avere una motivazione in più. Cees Bol, essendo un corridore giovane, vi direi di schierare anche lui, ma da come è andato in questo UAE Tour, che è stato un po' sottotono, vedete voi se schierarlo. Comunque un gran bel corridore, l'ha fatto vedere al Tour de France l'anno scorso, non vincendo, ma comunque arrivando a podio dietro i velocisti che ci sono al Tour de France. Ora andiamo a vedere i corridori che si potranno giocare la classifica generale e gli arrivi in salita e anche gli arrivi collinari, direi. Partiamo subito col vedere Primoz Roglic. Sappiamo che dove partecipa per vincere. Quindi in tutte le gare che ha partecipato, se non ha vinto, comunque è sempre arrivato in una top 10. Quindi io lo darei come favorito principale. E favorito principale potrebbe far bene nella tappa cronometro, negli arrivi in salita e anche negli arrivi collinari. Quindi non fatevelo sfuggire Primoz Roglic. Dietro di lui adesso vi vado a elencare tutti gli altri, perché ce n'è di gente forte in questa Parigi-Nizza. Partirei subito col vedere Bob Jungels. Dopo tanti anni alla De Koninck Quick-Step è passato alla G2R la Mondiale, Citroën, quest'anno, e è andato molto forte in tutte le sue stagioni precedenti. Vediamo quest'anno che motivazione avrà. Ma parte con i gradi da capitano in questa corsa e vediamo cosa saprà fare. Per il team Ineos Grenadier ci sono 2 corridori belli interessanti. Uno è Tao Gegenhardt, vincitore del Giro d'Italia dell'anno scorso, non potete non sapere chi è. E l'altro, pur essendo andato alla Ineos con i gradi da gregario, è Richie Porte. Richie Porte che nelle corse da una settimana è sempre andato forte.
Quindi occhio a sti due. L'altro corridore vittorioso la scorsa stagione è Maximilian Schachmann. Anche lui molto forte in queste gare da una settimana. E anche lui un corridore da stare a... Difatti l'ha già vinta l'anno scorso sbattagliandosela con Remco Evenepoel. E occhio a Schachmann. Gli altri corridori che vi direi sono David Godu, Warren Barguil, Jay Hindley, Vlasov e Fabio Aru. Sono comunque fiducioso che Fabio Aru con la Kubeka Asos potrà tornare ai livelli che è sempre stato. E rimango nel consiglio che vi ho dato prima. Cercate di schierare quei 4-5 velocisti e quei 4-5 corridori che sanno andare forte in salita. E occhio e ricordatevi che una tappa è a cronometro. Quindi dei corridori che schierate per andare forte in salita, uno deve essere forte a cronometro o anche due. Se schierate Primoz Roglic, ovviamente non sbagliate. E ora vi faccio vedere la squadra che ho schierato io. Anche qua non ho abbastanza corridori da schierare, quindi della mia rosa sono quelli che partecipano alla Parigi-Nizza. E spero che questi consigli vi siano stati utili. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel like. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.